Sanremo Live. Che bello essere qua, ciao. E poi ci togliere gli vestiti per poter volare più vicino al sole. Ma allora, sì, io cerco di fare sempre cose che mi rappresentano. In realtà non ci sto tanto a pensare, faccio quello che mi viene naturale nel momento in cui lo faccio. Sono cambiata, sto crescendo, sto cambiando, continuerò a cambiare. E mi piace che quello che faccio musicalmente, artisticamente, rappresenti il mio essere e il mio cambiamento, insomma. E questo per me è un momento molto, molto bello, sto molto bene, mi sento più forte, mi sento più sicura, anche più donna, e in qualche modo mi preoccupo meno di tutto quello che pensano gli altri, insomma. Cerco in primo luogo di volermi bene e poi e quello che viene va bene, insomma, va bene tutto e sono contenta così, ecco. Grazie. Pareti da costruire nel tempo, costruire dal niente. Siamo fiori, siamo due radici che si dividono per ricominciare a crescere. E siamo montagne. Oddio, più big è difficile. Penso che big, big, big non mi sentirò mai, onestamente. Mi sembra sempre la prima volta. E forse è anche un po' il bello di Sanremo, se ti devo dire, perché davvero è una un'occasione unica, probabilmente per la storia che c'è dietro il festival, il fatto che si aspetta così tanto, il fatto che è così legato alla nostra cultura, in qualche modo lo rende unico. E quando ti ritrovi nel momento prima di salire sul palco, è sempre un'emozione pazzesca, un mettersi alla prova, e ogni volta impari qualcosa, è sempre come ricominciare, no? Senti quell'energia là bella, che è quella che ti ha fatto poi probabilmente essere lì e ti ha fatto vivere la musica come la stiamo vivendo noi, ecco. Quindi se c'è qualcosa di diverso, sicuramente sono un po' più grande, un po' più consapevole, però l'emozione è sempre diversa, è sempre nuova e non si impara mai. Ecco, questa, forse aver capito questa cosa è la cosa nuova. Comunque sei big, te lo dico io. Grazie, grazie di cuore. Visivo, sia esteriore, che anche dal punto di vista di delle parole che scelgo per raccontare le cose, il sentimento con cui lo faccio, è tutto molto più tranquillo, probabilmente più maturo, davvero. Mi sento completa adesso, probabilmente anche un fatto legato all'età che sto vivendo, però è una rinascita nel senso che mi sono un po' riscoperta. Ho scoperto delle cose di me che non pensavo, le ho viste per la prima volta e ne sono molto felice. Ecco, se devo dirti, quello che sento adesso dentro di me e che spero di far arrivare attraverso la musica è che l'unica cosa veramente che conta è provare a essere felice, a stare bene, a fare di ogni cosa che ti capita un'occasione per migliorarsi, per trovare dentro di sé una forza nuova, un'energia nuova. Ecco, questo. Brava, grazie. Questo tutto, perché comunque quando cambi tu dentro, poi senti l'esigenza di prendere una strada diversa, che poi è un po' anche il senso di tutto il mio progetto, il mio disco che uscirà tra poco, che si chiama Bye Bye. Il senso è proprio questo, cioè ti rendi conto di vivere un momento particolarmente intenso, particolarmente bello, no? Dal punto di vista proprio della scoperta personale, e quindi questo Bye Bye, insomma, è un saluto grato nei confronti di tutto quello che
è venuto prima, di tutte le esperienze che ho fatto prima, delle persone con cui le ho vissute, ed è il momento però di partire e vedere che cosa mi riserva il futuro, quindi è un po' in toto. La prima cosa che ho subito pensato è stata questa, cioè che bello partecipare a un festival dove chi lo pensa è in primo luogo un artista, no? Quindi avevo una grandissima aspettativa e mi sto divertendo tantissimo e questa aspettativa è stata realizzata e soddisfatta ancora di più di quello che pensavo, perché mi piace davvero tanto esserci, mi sento di far parte di qualcosa di davvero bello. E la cosa del regolamento chiaramente è un favore per tutti, perché così cantiamo tutti tutte le sere, è una cosa molto bella, è una grande opportunità e quindi tanta roba, insomma. Per quanto riguarda la fisica, no, oddio, come si concilia? Allora, ti posso raccontare un po' come è andata per me, insomma. Io ho voluto fare musica da sempre. Quando mi chiedono quando è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe stata importante, io non mi ricordo, perché è sempre stato così, fin da quando ero alta 30 centimetri, capito? È sempre stato così, è sempre stato un impulso, quindi questo è un dato di fatto. In questa grande passione che ho sempre vissuto, ce ne sono state tante altre, ce ne sono tante altre, perché io non sono... come dire, non ho un'unica caratteristica, no? Ci sono tante cose che mi interessano, mi butto, mi piace sperimentare, approfondire, imparare cose e tra queste sicuramente una cosa che mi ha sempre appassionato è la scienza e quindi nel momento in cui ho scelto di laurearmi anche, diciamo così, per fare contenti i miei genitori che, diciamo, ci tenevano parecchio, ho scelto una cosa che mi piaceva molto senza mai abbandonare la musica. Ho sempre fatto tutte e due le cose, come ci sono riuscita, e sono molto contenta di fare di tutto. Ho imparato tantissimo dall'esperienza all'università. Grazie. Ok, grazie a te. Grazie. Illuminarci come l'estate che adesso brilla. Intanto sono felicissima di cantare domani con Michele, è un ragazzo fantastico, io sto bene con lui e questa è la cosa più importante. Quando si va sul palco a cantare insieme, poi a Sanremo, dove tutti ti guardano e devi fare il meglio possibile, stare bene sul palco insieme e divertirsi è fondamentale, e lui è così, è perfetto per questo. Poi ho sempre amato tantissimo la sua voce e quindi sicuramente ho pensato di fare qualcosa con lui. Intanto facciamo questo duetto, sì. E non vedo l'ora di farlo, onestamente. E poi Bye Bye. Sì. Allora, Bye Bye, ci sono dentro 13 canzoni. È un disco appunto in cui la tematica proprio dal punto di vista dei contenuti è quella di cui abbiamo parlato già finora, quindi sì. È questo saluto grato e voglia di partire, di affrontare il futuro, no? È molto legato il concetto anche a Direzione alla vita, che è il pezzo che è il primo uscito a ottobre. È tutto molto legato, il mondo prima di te, Direzione alla vita, Vai Vai, quello è il filone, e quindi diciamo che dentro il disco ci sono tanti capitoli di questo cambiamento, di questa fase della mia vita. Tengo tanto a tutti, tutti mi rappresentano molto, tutti sono
legati a un momento, e quindi questo cioè, è sicuro. Se devo dirtene una, chiaramente ti dico bye bye, proprio perché se è il titolo del disco c'è una ragione, no? Racchiude un po' tutto. Queste tre, Il mondo prima di te, Bye bye, Direzione alla vita, sono molto centrali. Grazie. A te. L'ultima domanda, qui in corridoio. Sono Antonella Pangallo, Radio Studio 95, Merito TV. Allora, c'è una frase che è emblematica, che mi piace e vorrei che me ne parlassi della tua canzone, sì? Che dice, la leggo, siamo due radici che si dividono per ricominciare a crescere. Sì. E poi ti chiedo, a chi dici o a cosa dici bye bye? Beh, allora, diciamo che nella frase che hai citato c'è proprio un po' la metafora di tutto quello che abbiamo detto, quindi cogliere sempre il momento giusto e l'energia giusta per trasformare tutto in un'occasione, no? Secondo me, appunto, quando si sente che si è arrivati ad un punto in cui c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di partire per una nuova direzione, bisogna farlo, e a maggior ragione se fa paura ancora di più, perché è importantissimo. Di solito, molto spesso accade che quando una cosa fa paura, quando c'è in ballo un cambiamento, c'è in ballo qualcosa di nuovo, molto spesso bisogna buttarsi, perché di solito c'è sempre da guadagnare, ecco. Il bye bye è un saluto grato, in realtà, nei confronti di tutto quello che ho vissuto finora, ribadendo il fatto che rifarei tutto uguale identico da capo, perché tutte queste esperienze comunque mi hanno portato a essere qui adesso e a essere come sono, e io sono felice di come sono, quindi questo bye bye è un po' un sottolineare questo stato d'animo e questa positività e ottimismo. A illuminarci. Sanremo Live.